Dopo l'accoglienza dei profughi della Ocean Viking, Ravenna si prepara ad altri eventuali sbarchi. Questa mattina vertice in prefettura. Sentiamo con Serena Biondini. Ovviamente gli sbarchi ci saranno, adesso è un periodo un po' invernale, insomma si riducono le partenze, però non dimentichiamo che se il tempo poi migliora insomma, i flussi continueranno, insomma è inutile farci illusioni e allora ci dobbiamo preparare. Ravenna si prepara ad accogliere altri sbarchi di migranti. Quello della Ocean Viking il 31 dicembre è stato gestito bene, nonostante il preavviso di pochi giorni e il periodo di festa. Il bilancio emerso dall'incontro in prefettura, ma in futuro non si potrà sempre far conto sul terminal crociere, che servirà per i turisti, andrà anche ristrutturato. Bisogna preparare delle alternative e rodare la macchina, perché la città potrebbe essere scelta di nuovo come porto sicuro per le ONG. Dobbiamo aspettarci altri sbarchi in regione? Non lo escludiamo, l'ha detto il ministro degli interni, è stato molto chiaro, è una nuova scelta governativa, individuare nei porti anche del centro-nord altri luoghi di accoglienza, di sbarco, per cui noi ci dobbiamo far trovare preparati. Lo scopo della riunione è semplicemente fare squadra, l'abbiamo fatto molto bene il 31, è bene prepararsi anche per il dopo, perché questa eventualità non è affatto remota. Oltre all'attracco delle navi va risolto anche il nodo dell'accoglienza. Questa volta l'Emilia Romagna si è fatta carico di tutti i 113 migranti arrivati a Ravenna, sottolinea la regione, ma in futuro i posti e le risorse potrebbero non bastare. Chiaramente per noi l'obiettivo è assicurare a tutti l'accoglienza migliore. Detto questo, però, il governo deve dare linee chiare e deve mettere risorse che al momento non ci sono.